Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Kevin Uzumaki 50. Oggi continueremo a fare un video su Fire Emblem Heroes. Oggi non farò la storia, ma farò un appendice, visto che oggi c'è stato un aggiornamento di questo gioco qui. Prima di cominciare però volevo dire, chi segue da un po' il mio canale sicuramente sa che ho cominciato a fare dei video per giochi sulla Play 4. Qualcuno mi ha chiesto di fare altri video sulle storie o cose del genere. Quelli che vogliono questi video qua, siano tranquilli che poi farò video sulla Play 4. Quindi state tranquilli che poi li farò. Comunque adesso cominciamo. Ah, poi, ecco, questo è già l'aggiornamento che fanno vedere nuove unità, nuovi eroi, legami familiari. Comunque, oggi avevo fatto un'evocazione così a caso dal nulla. In confronto a ieri, ho avuto una fortuna davvero incredibile perché mi è uscita lei, la principessa di pace, Erika, 5 stelle, direttamente 5 stelle mi è uscita. Quando l'ho vista io all'inizio in realtà non ci credevo neanche. Comunque continuiamo. Appendice 1, legami familiari. È uscito questo appendice dopo l'aggiornamento. Praticamente parla di queste nuove unità di un vecchio Fire Emblem che si chiamano Erika, Selif, questi personaggi qui. Comunque, ho evoluto anche Tiki a 4. Ho fatto un po' di cose, diciamo che dopo che ho finito il video ho fatto un po' di cose ieri in questo gioco qui. Allora, sono livello 5, quindi consiglierei di non mettere Tiki, mettiamo una curatrice, Lissa, e cominciamo con la prima appendice, la prima battaglia dell'appendice, un legame sacro, cominciamo. C'è la storia, eh? Mi hanno appena riferito che i nostri nemici avrebbero invaso un altro mondo, dobbiamo andare lì subito. Quel mondo è alquanto particolare se paragonato agli altri. Non c'è tempo per le spiegazioni, andiamo. Il principe Alfonso e la principessa Sharena. Immagino che siate venuti per sfidare me ed Erika. Voglio mettervi in guardia, il legame tra me e mia sorella è più forte del più puro acciaio. Affrontarci entrambi vi porterà irrimediabilmente alla disfatta. E Prime, ti prego, minacce del genere non ti si addicono. Mi scuso per il comportamento di mio fratello, io sono Erika, principessa di Renais. Non vorrei muovervi guerra, ma avete invaso le nostre terre, in guardia quindi. Allora, ho aumentato anche un po' Ogma, l'unità che ho avuto ieri. Ho aumentato tutti ieri. Vi dico direttamente questo, ho aumentato tutti ieri. Tutti quelli che ho avuto. Ok. Prime è abbastanza forte. A proposito, c'è qualche abilità? No. Dopo la fregatura dell'ultimo capitolo, ho deciso di vedere che abilità hanno. Facciamo così. Ok, perfetto. Meno male che ho messo Lissa che attacca, sennò qua. Sennò ancora e Prime sarebbe ancora vivo adesso. E si è quasi aumentato. Ah, non ho calcolato questo. Quindi 12. Meno male che ho messo Lissa, tanto posso curare. Tomo verde non dovrebbe togliere tanto, invece toglie tantissimo. Dai che credo che Longe lo farà fuori. Esatto. Perfetto. Si aumenta tantissimo l'esperienza, ma di livello si aumenta poco. Ok, Lissa, curalo. Poi con luce diurna dovresti recuperare più vita. Forse 3. No, 2.
E si aumenta pure lui di livello, incredibile. Però lui si aumenta bene. A parte la difesa, ma fa niente, dai. Non so che abilità c'ha. Ah, c'è un notturno. Buono. Allora, Lonzo livello 7, Ogma livello 7, Villain ancora 6, quindi facciamolo fuori con Villain. Ah, nell'ultimo appendice servono i livelli 9, giusto? Beh, vi farò vedere Erika allora. Nell'ultima battaglia dell'appendice servono ci sono i livello 9, Erika livello 10. Devo ammettere che vi siete battuti davvero bene. Ora Erika e io prenderemo commiato. Lei e io possiamo anche perdere una battaglia, ma mai una guerra. Ogni sfida ci rende più forti. Il vincolo che ci lega è forgiato in acciaio e temperato dalle difficoltà. Lei e io non perderemo. La prossima volta che vi incontreremo. La prossima volta che vi incontreremo. Ok, un legame marziale. No, troppo forti. Uso ancora loro. Sì, dai. Siamo perfettamente alla pari proprio. Ok. Serif. Oh, Giulio, tutto bene? Non dovresti affaticarti tanto. Ah, hai ragione, mio signore. Cioè, volevo dire, fratello. Grazie della tua premura nei miei confronti. Ma dove siamo finiti? Non lo so, ma è certamente un regno ben diverso dalla nostra Grand Vale. Gran Vale, come si dice. Boh. Se vogliamo tornare a casa, dovremo attenerci al contratto che ci obbliga a combattere contro costoro. Non temere, Giulio, ci affrancheremo da questo contratto in un modo o nell'altro, te lo prometto. Per il momento dobbiamo combattere e farci valere contro questi avversari. Certo, farò del mio meglio, caro fratello. Va bene. Uno con l'ascia. Mettiamo Lonzo, allora. Ok. Ok. Vabbè, Serif è stralontano. Right. Togma qui. Vediamo se già possiamo fare parecchi danni. Lissa perde 7. E Gino perde 4. Ecco, da cominciamo bene. Ok, lo facciamo subito fuori. Spada vantaggio contro l'accia, tanto per ricordarvelo. E si aumenta tutto, buono. Ogma c'ha spada forte, quindi se qualcuno di voi dice vabbè c'ha meno velocità come fa ad attaccare due volte, vabbè, lo fa perché c'ha spada forte. Si è aumentato anche abbastanza bene lui. Sinceramente meglio curarlo, dai, per sicurezza. Let's do our best. Ok. Questo qua attacca? Sì, attacca. Wow, mi sa che Ogma diventerà livello 9. Beh, Ogma è molto forte, eh. Ok. Un'altra scelta, solo Ogma può attaccare. Volevo aumentare un po' Virion, ma... Ok, livello 9 Ogma. E si aumenta quasi tutto, perfetto. Ah, che luce soave, pure sento che siamo ancora legati a questo luogo. Forse dopo la prossima battaglia la nostra forza prevarrà e potremo tornare a casa. Sono certo che questo è ciò che il futuro ha in serbo per noi. Va bene, allora, l'ultimo. Facciamo un attimo, modifichiamo un attimo le squadre. Quindi, va bene, allora, prima cosa, Erika come leader. Poi, Alfonso dov'è? Livello 10 mi va bene. Mettiamo Matthew, sì dai, mettiamo Matthew. Beh, non scordiamoci di
Sì, dai, Ogma. Ok. Finiamo l'appendice. Ok, un legame indistruttibile. Wow, la lancia sarà difficile da battere. Visto che... Ho solo spade. Eccovi finalmente, vi stavamo aspettando. Sembra che anche il vostro legame fraterno sia forte, ma non potrà mai rivaleggiare con quello che lega Eric e me. È forte al punto che alcuni stolt hanno persino diffuso voci maligne sul nostro conto, disgustoso. E Prime, per favore, sono qui per combattere, non per ascoltare le tue elucubrazioni. Scusateci, ora vediamo, riuscirete a spezzare il contratto a cui siamo legati? Scopriamo se ne avete la stoffa. Ah, ok, ci sono tutti quelli importanti. Erika, e Prime, Felif e Giulia. Ok. Let's move. And now? Ready. Yes. Beh, vediamo, Erika contro Erika. Ah, metti fa 7 per 2. Buono. Quindi prossimo colpo. Beh, la mia Erika era più forte, mi aspettavo. Beh, questo appendice è più facile di come me lo immaginavo. Mi sono scordato di una cosa. Non ho il curatore. Comunque la mia Erika fa fuori la sua. Aumento di livello. Buono. Si aumenta quasi tutto, perfetto. Comunque c'ha la Sieglinde, potenza 16, attacco più 3 agli alleati adiacenti per le loro prossime azioni all'inizio di ogni turno. Quindi davvero una arma spettacolare. Ok. Sapevo che Alfonso mi ha attaccato, infatti adesso lo sposto. Ogma rimane a 5, però recupera vita, 2 forse. Sì, infatti recupera 2. Incredibile, togliamo solo 2. Ok, Ogma sale ancora di livello. Qualcuno mi sa che mi muore, eh. Difesa 8, attacco 27, cavolo, cioè una cosa incredibilmente. La potenza di Erika mi stupisce. Nonostante usa la spada, riesce a fare fuori il lanciere e Prime. Perfetto. Siamo stati sconfitti? Non riesco a crederci. Mi dispiace molto, Erika. Il mio orgoglio ha preso il sopravvento e la mia lancia mi ha sempre servito meglio di così. Fratello mio, forse l'orgoglio a volte ti rende cieco, ma è colpa mia se abbiamo perso. Non sono forte come te, ecco perché ho dovuto sopperire alle mie mancanze in battaglia, perdonami. Mi assicuro sempre che tu stia bene, Erika, non è colpa tua, dopotutto tu sei la mia sorellina. Mi sono preso cuore di te ancora prima che nascessimo. Scusate l'interruzione, posso? Viaggiatori, siamo tutti in debito con voi perché ora siamo finalmente liberi di tornare ai nostri mondi. Se in futuro ci rincontreremo dovrai permetterci di ripagarti per la tua gentilezza. Giusto, e se davvero ci rivedremo voglio un'altra possibilità per testare la mia lancia contro di voi. Erika, io e te raddoppieremo i turni di allenamento appena siamo tornati a casa. Oh, e Prime, queste persone di buon cuore saranno, spero, nostri alleati, non solo dei compagni di allenamento.
con questo dobbiamo salutarvi, spero davvero che ci rivedremo in situazioni del tutto diverse. Va bene. Mi ho finito questa appendice qua. Quindi ragazzi, allora, voi ditemi se l'avete fatta anche voi e se è stato facile per voi finirla in modalità normale, ovviamente. Comunque, mettete pollice in su se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale. Oppure mettete pollice in su se il video non vi è piaciuto. E ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!